mio sogno sono sempre prigioniero, sono tutte situazioni in cui è una situazione sempre di prigionia, di carcere, e se non è carcere comunque è una situazione in cui sono imprigionato, non posso uscire, sono comunque in una situazione di prigionia continua nel sogno. E oltretutto è anche bianco e nero, che mi dà fastidio perché invidio quelli che sognano a colori. Dopo 20 anni scopri che hai buttato la tua vita per niente. Speravi la rivoluzione, speravi di cambiare la tua realtà, ti sei giocato rapporti, hai perso una figlia, hai perso tua moglie. Cioè l'aver vissuto 20 anni in tante carceri, cioè io ho girato quasi 50 carceri, aver vissuto 20 anni in queste situazioni, io ho assorbito, proprio assorbito un sacco di energie negative. E te la porti dentro, è questa che mi sembra di essere, di non riuscire a liberarmi. Io posso parlare di quelle che ho incontrato, dei miei amici, tipo Renato Curcio, Claudio Piunti, Battaglia, altri, insomma gli amici che io ho visto in questi ultimi anni. Tutti sono stati toccati, tutti, in qualche modo. C'è stata una mutilazione.